prestazione è stata fatta sbagliando, abbiamo sbagliato anche tanto, l'approccio non è stato secondo me quello positivo. Lo Spezia intanto ha avuto rispetto della Salernitana, per la prima volta l'allenatore ha giocato con un modulo diverso da quando è in Italia, questa è la dimostrazione che aveva rispetto pur non facendo giocare né Catellani, ha giocato per la prima volta un calcio di rimessa, di ripartenza, ha giocato sui nostri errori, noi nell'impostazione, l'approccio abbiamo fatto degli errori e ci hanno punito. Ci hanno puniti per quando giochi con una squadra forte come lo Spezia, esperta, come sbagli questa categoria poi ti puniscono. Ha avuto già modo di parlare con Pestrini e Sciallone, che è successo in campo, hanno litigato. Ma cose da campo, cose da campo che succedono, non vedo quale sia il problema. Cose da campo anche se si prendono a botte, mister. Ma a botte, per favore, non diciamo. Qual è l'altra domanda, scusi? Ma anche sul 2-0 i ragazzi non hanno mollato, hanno dato tutto, abbiamo ottenuto un rigore, l'abbiamo sbagliato e nella giornata voltiamo pagina e concentriamoci sul Pescara. Io non m'ero illuso e penso che non ho illuso nessuno quando abbiamo vinto con l'Avellino, non eravamo fenomeni con l'Avellino, non siamo scarsi neanche perdendo con lo Spezia, che è una delle squadre, insieme, l'ho detto alla vigilia, insieme al Bari e al Cagliari, una delle squadre più forti, anche perché c'è continuità di lavoro con un allenatore che è già da un anno e mezzo lì e con la stessa squadra.